Grandi eventi da Torino, tornerà infatti al Lingotto Fiere dal 1 al 4 febbraio Automoto Retro, la fiera dedicata al motorismo storico che si arricchisce di un giorno in più e sarà accompagnata per il nono anno consecutivo da Automoto Racing, la rassegna dedicata al mondo delle corse e delle alte prestazioni. Al via la 36esima edizione di Automoto Retro e Automoto Racing, Torino Lingotto dal 1 al 4 febbraio. Buongiorno, innanzitutto l'edizione 2018 si svolge nei soliti padiglioni di Lingotto Fiere, occupando anche l'Oval, con il solito allestimento di piste, tracciato per test drive e esibizioni varie nei cortili di collegamento. Le tematiche di quest'anno che riguardano Automoto Retro sono i 70 anni di Land Rover, i 70 anni di Citroën 2 cavalli, i 35 anni del campionato mondiale del Lancia 037, la berlinetta che ha dominato nei rally per alcuni anni. In più, moltissimi espositori, ricambisti, accessoristi, autosaloni, modellismo, editoria, tutti i settori sono rappresentati e abbiamo anche quest'anno occupato tutto lo spazio disponibile di Lingotto Fiere. Parallela ad Automoto Retro c'è una kermesse vincente, giovane, coinvolgente e dinamica che è Automoto Racing. C'è qui con noi l'organizzatore esecutivo Alberto Gianoglio. Quali sono i principali eventi di questa edizione targata 2018? Grazie intanto a voi. I principali eventi sono molti. Uno su tutti è che abbiamo nuovamente riprogettato l'area esterna, sia la pista sia il paddock. La pista sarà sviluppata più nel piazzale raso rispetto all'anno scorso, che era più sviluppata nella collinetta. Quindi il tracciato è completamente rivisto e il paddock finalmente dovremmo essere riusciti a ottenere quello che desideravo da tempo, cioè fare in modo che il pubblico transiti direttamente all'interno del paddock in modo tale che possa respirare il profumo dei motori, di tutto quello che è l'ambiente del motorsport e vedere le assistenze delle macchine che stanno per entrare in pista, che escono dalla pista per un piccolo controllo e quindi vedere i meccanici direttamente all'opera. Ci sono dei team importantissimi come BRC, che è un vice campione italiano rally nella stagione appena passata, quella 2017 con Campedelli. Ci sarà Alessandro Peri della Pia Racing, che è un team molto importante, lombardo. E qual è che l'evento che reputi assolutamente imperdibile, che quindi consigli ai visitatori? Beh, innanzitutto in Automoto Racing ci sarà la premiazione dei trofei Rally Renault del 2017 e la presentazione di quelli 2018, quindi questo è un marchio così importante che continua a stare con noi per fare le proprie premiazioni e promuovere i campionati che verranno, già questo è una super notizia. Grazie Alberto, e allora non perdetevi Automoto Retro e Automoto Racing dal 1 al 4 febbraio.